Ci è mancato di ritrovare il gol, ma abbiamo anche tirato in porta meno rispetto alla prima frazione. Abbiamo trovato delle difficoltà ad arrivare, soprattutto sull'esterno, sia con i terzini che nell'uno contro uno con gli esterni offensivi, nel riuscire a saltare l'uomo. Al massimo ci hanno concesso qualche fallo laterale o qualche calcio d'angolo perché erano sempre capaci di rimpallare le conclusioni. Quando siamo arrivate per via centrali, non siamo mai stati efficaci come magari per le occasioni avute lo eravamo stati anche nella prima frazione. Però appunto nel primo tempo tante occasioni da gol, che rammarico appunto per quella che avete sprecato. Sì, fra tiri dentro lo specchio della porta che sono stati 9, in totale ne abbiamo fatti. Sono stati 7, scusa, ne abbiamo fatti 16, 9 fuori dallo specchio della porta. Ci sono state situazioni, anche secondo me, abbastanza semplici da poter concretizzare in rete. Se penso che il Prato ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 2 gol, ha fatto fare una bella parata a Borra, sono stati bravi, sono stati, come si usa sempre come aggettivo, sono stati cinici. Però hanno messo in campo quello che deve mettere una squadra che si vuole salvare, hanno messo corsa, hanno messo temperamento, hanno messo voglia di lottare su ogni pallone, come ha fatto anche l'Arezzo, però l'Arezzo è stato portato sempre a dover fare la partita, è stato portato a dover fare la partita e non sempre siamo stati veloci nell'innescare soprattutto gli esterni. Poi quando riesce ad arrivare sull'esterno e magari non riesci sempre a vincere l'uno contro uno, oppure hai difficoltà nel mettere dei palloni giusti per gli attaccanti dentro l'area di rigore, diventa poi dopo tutto più complicato. Mister, la sensazione è che il Prato abbia avuto forse più fame di conquistarli questi 3 punti. Le chiedo se ha avuto la stessa impressione, se questo è un po' preoccupante anche per prepararli questi playoff. Non aveva chiesto di blindare il terzo posto, invece, insomma, dopo le partite di oggi, l'Arezzo ha un punto in meno di vantaggio sul Livorno. Sì, manca anche, c'è anche una partita in meno da giocare, siamo comunque terzi. So che c'è rammarico anche da parte nostra perché poteva essere un mezzo match point per il terzo posto, non siamo stati bravi a sfruttarlo, ma che sia mancata fame, no, è che non puoi passare da una partita in cui grande fame, grande voglia quella di giovedì scorso a distanza di una settimana, dire che no, non sono d'accordo. Siamo stati meno brillanti nella riconquista di qualche seconda palla. Siamo stati meno bravi nell'andare a riaggredire subito una volta che ci avevano conquistato palla e quando siamo riusciti a farlo li abbiamo costretti anche spesso ad errore. Però per fare questo ci vuole anche un dispendio di energie importanti e ora hai anche giocatori in campo che magari qualcuno ha giocato meno, ha bisogno anche di ritrovare la miglior condizione. È chiaro che è così, ma io me lo immaginavo, però se tu vuoi far ritrovare la condizione a Luciani hai bisogno di farlo giocare e non puoi pensare o non ti puoi illudere che perché abbia fatto gol nella partita di Roma sia già l'Alessio Luciani di quando si è fatto male. Ci vuole un certo tempo, ci vuole un certo percorso. Lo stesso Masciangelo che comunque ha fatto una buona partita, secondo me positiva, però è chiaro che quando hai la necessità di ridare minutaggio, ritrovare delle certezze tue, qualcosina. Puoi anche concedere. Mi dispiace perché secondo me, nonostante tutto, si poteva fare qualcosa in più e perdere in casa mi rompe le scatole. Grazie, Edoardo Masciangelo, come spiegarla questa sconfitta? La partita si era anche messa bene dopo 11 minuti e poi il Prato l'ha ribaltata. Forse un po' di motivazione in più da parte degli avversari stasera. È stata una sconfitta dura da digerire perché per come è avvenuto e per i 2 gol presi c'è molto rammarico. E io penso che abbiamo fatto una buona gara dove abbiamo gestito il possesso palla bene, forse bisognava concretizzare un po' di più, siamo stati carenti sotto quel punto di vista. E c'è rammarico perché siamo stati bravi dopo essere andati in vantaggio a tenere la partita e dopo aver preso subito gol, anziché mollare, invece siamo stati lì e non abbiamo
siamo cresciuti e non abbiamo concesso quasi nulla. Quindi nel globale penso che sia stata una buona partita dove potevamo fare di più, soprattutto nel secondo tempo, potevamo creare qualche occasione in più. Adesso c'è da rimettersi sotto perché nel globale, se andiamo a vedere, anche la Gian Erminio ha perso in casa e il Livorno ha pareggiato, quindi c'è il rammarico per aver perso punti, per aver lasciato punti per strada, però c'è la consapevolezza che ci possiamo rimettere in carreggiata subito da sabato contro la Viterbese. Però la terza partita di fila, no? Che l'Arezzo non riesce a vincere al comunale, due pareggi rocamboleschi contro Pontedera e Gian Erminio, la sconfitta di oggi, possono essere collegati questi tre risultati oppure ogni gara ha fatto storia a sé, Edoardo? Io penso che ogni gara ha fatto storia a sé, anche perché se riflettiamo, la partita oggi è stata gestita totalmente da noi. Quindi io penso che è stata anche una delle partite dove secondo me abbiamo concesso meno azioni, dove veramente siamo stati attenti alle preventive, siamo stati attenti sulle ripartenze, abbiamo concesso veramente poco. Quindi penso che ci sta molto di positivo. Quindi penso che sia una storia a sé, non penso che sia un ciclo di partite dove non va. C'è la consapevolezza che ci possiamo rimettere subito in carreggiata dopo, sapendo, ripeto, i risultati che ci sono stati delle altre squadre. Di buono, però almeno a livello personale c'è la tua prestazione, no? Non era facile dopo un bel po' di tempo giocare dall'inizio, giocare con continuità. Insomma, da questo punto di vista credo che tu possa essere soddisfatto, è così? Aver ritrovato il campo dopo tanto tempo mi rende felice, aver perso sinceramente un po' meno, poi ripeto per come prende la sconfitta ancora di più, però c'è la soddisfazione di aver ritrovato i 90 minuti che possono servire anche in previsione futura per i playoff. Zach Muscat, l'obiettivo che aveva detto anche Sottili alla vigilia di questa partita era blindare il terzo posto, e invece dopo le partite di stasera l'Arezzo ha fatto un passo indietro, no? Il Livorno è tornato a meno uno, è vero che manca una giornata in meno, però insomma questo terzo posto è tutto da conquistare ancora, non è una bella cosa. Sì, è ancora aperto questo terzo posto. Abbiamo altre due partite davanti a noi. Dobbiamo lavorare per chiuderlo il prima possibile. Non ho nient'altro da dire che dobbiamo chiuderlo il prima possibile. Cos'è successo stasera? La partita si era messa bene e poi però il Prato è riuscito a rimontarla. Che cosa vi è mancato nella gestione e poi nella mezz'ora finale per riuscire a pareggiare? Purtroppo sono stati episodi in questa partita che hanno cambiato tutto, soprattutto il primo gol non è una cosa di mancanza di lucidità o qualcosa, era un tiro forte partito da Tommy che è entrato, ha fatto un bel gol. Poi dopo che siamo riusciti a fare il primo gol con una buona giocata, non siamo riusciti a fare la stessa cosa. O meglio, siamo riusciti, ma poi non eravamo così efficaci a chiuderla. È stato anche un problema di motivazioni, il Prato deve salvarsi, se l'è lottata su ogni pallone, forse ha avuto qualcosa in più rispetto all'Arezzo stasera, sei d'accordo? Secondo me loro sono venuti qua con un po' più di pressione, diciamo, ma con la sensazione in testa che sono l'underdog, che non c'era niente da perdere per loro, e quando sei così puoi fare tutto quello che vuoi in campo, e poi anche riesci a fare una giocata che nel giorno normale non rischi a farlo, e se vieni bene poi. Ma il problema nostro era che loro sono riusciti a trovare il gol e poi si sono bloccati dietro, si sono abbassati, erano belli compatti. Abbiamo fatto fatica a trovare il buco per fare i danni e per fare il gol. Un'ultima cosa sul tuo momento personale, no? Perché avevi passato qualche settimana giocando poco, ultimamente invece Sottili ti ha dato fiducia e la stai ripagando con delle buone prestazioni, sia nella difesa 3, sia come stasera nella difesa 4, sei contento? Sono molto contento, secondo me è stato un periodo un po' difficile per me dall'anno, grazie anche al lavoro che faccio col prof, con l'assistente, con il mister, anche con la testa giusta durante quel periodo che non giocavo.
adesso sono, diciamo, più tranquillo, ma comunque ogni settimana devo cambiare qualcosa, devo dare il mio massimo ogni giorno, e con quella consapevolezza andiamo avanti, e partita dopo partita cerco di crescere. Una vittoria importantissima per il morale, per la classifica, anche perché tutte le altre rivali hanno vinto. Sì, purtroppo quando si gioca dopo gli altri in questo turno era importante, non era facile contro una grande squadra. Siamo partiti benissimo all'inizio, poi abbiamo preso gol, per fortuna nostra siamo riusciti subito a pareggiare, e nel secondo tempo, pur soffrendo, abbiamo rischiato molto di meno. Ha fatto un bellissimo gol Moncini, siamo tutti contenti, e da lunedì incominceremo a pensare al Gianni. Siete riusciti, soprattutto nel secondo tempo, a bloccare l'attacco dell'Arezzo, uno dei più forti del campionato, anche se hanno messo tutti gli attaccanti in campo. Sì, abbiamo cambiato qualcosina in mezzo al campo perché si soffriva, e abbiamo rischiato di meno perché tutta la squadra ha sofferto, ha lottato tutti assieme, insieme al rientrante Laieni, per cui anzi devo fare i complimenti a lui perché si è fatto trovare pronto dopo tanto tempo che stava fuori. La sensazione è che il Prato abbia avuto un po' più di fame di vincerla questa partita, è così? Beh, sicuramente le motivazioni sono diverse per una squadra come l'Arezzo, che ha raggiunto già i playoff, anche se sperano nel piazzamento migliore. Noi dobbiamo cercare, se possibile, di raggiungere la salvezza. Non sarà facile perché ci sono altre 5 squadre come noi che stanno lottando, però noi ce la metteremo tutta perché questa squadra, secondo il mio punto di vista, lo merita anche.